Molti sono i sentieri che conducono alla verità. La verità è una ed eterna. Realizza l'unione con essa nel tuo sé immortale, nel profondo del tuo essere. Il seguente commento è basato sugli insegnamenti di Paramahansa Yogananda. Nella pagina d'apertura del libro di Swami Kriyananda, Il Sentiero, si trova il seguente brano. Un gruppo di discepoli di Paramahansa Yogananda era andato insieme a lui a vedere un film sulla vita di Gyandev, un grande santo dell'India medievale. Dopo la proiezione, i discepoli si riunirono e il maestro spiegò alcuni aspetti sottili di quella storia ispirante. Un giovane del gruppo menzionò un film che aveva visto anni prima in India sulla vita di Mirabai, una santa famosa. Se aveste visto quel film, esclamò, questo non vi sarebbe piaciuto affatto. Il guru lo rimproverò. Perché questi confronti? Le vite dei grandi santi sono diverse manifestazioni dello stesso unico Dio. La Bibbia contiene un insegnamento simile nel Vangelo secondo Luca, al capitolo 9. Giovanni prese la parola e gli disse: Maestro, abbiamo visto un tale che scacciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo impedito perché non è con noi tra i tuoi seguaci. Ma Gesù gli rispose: Non glielo impedite, perché chi non è contro di voi è per voi. Più una verità è essenziale, maggiore è il numero dei contesti a cui la si può applicare. La verità è come la pura luce bianca che contiene in se stessa lo spettro completo dell'arcobaleno. Non permettere a nessuno di dirti quale dovrebbe essere il tuo sentiero verso Dio. Molti sono i sentieri. Scegli il tuo in accordo con i dettami della tua natura. Per quanto diversa sia la tua scelta da quella degli altri, Sri Krishna afferma nel capitolo 3 della Bhagavad Gita: cercare, anche senza successo, di compiere il proprio dovere spirituale, il proprio Dharma, è meglio che eseguire con successo i doveri degli altri. Meglio è morire nel compiere i propri doveri. Il compiere i doveri degli altri è irito di pericoli spirituali. Così, attraverso la Sacra Scrittura, Dio ha parlato all'umanità. Prima sussurro dell'eternità. Richiesta per vedere l'unico fuoco sotto tutte le fiammelle dell'anima. O fuoco eterno, tu sei le lingue fiammeggianti dell'anima che si levano dal bruciatore della manifestazione cosmica. Ogni essere umano non è altro che un'unica fiamma, solo in apparenza separata da tutte le altre, nonché dalla fonte universale del tuo potere. Ti manifesti nel tuo aspetto molteplice, finito, limitato, piccolo o grande, ma sempre diviso, e divampi come tante entità distinte attraverso i pori degli organismi viventi, ma tu solo sei quell'unica eterna fiamma. Tutte le cose non sono altro che le tue molteplici manifestazioni. So, the topic this morning is about actually a few things.
Il tema di stamattina ha molte sfaccettature. It is about the many pathways to God. Ha a che fare con le varie vari sentieri per raggiungere Dio. And it's also about Dharma. E anche sul Dharma. The amazing thing about spiritual teaching, spiritual truth. La cosa incredibile sugli insegnamenti spirituali, gli insegnamenti della verità spirituale, is that over and over and over again. È che sempre di nuovo, the great masters come to remind us, excuse me, of the truth. I grandi maestri vengono per ricordarci della verità. So, human beings hear the message. All of us hear the message. Gli esseri umani, noi tutti sentiamo il messaggio. But what we do with it is the opposite of what the masters want us to do. Ma quello che noi facciamo con questo messaggio della verità è l'opposto di quello che i maestri vorrebbero noi facessimo. So, what is the truth? E quindi qual è la verità? In the ancient spiritual teachings of India. Negli insegnamenti antichi spirituali dell'India. They talk about Sanatan Dharma. Parlano del Sanatan Dharma. Which means eternal truth. Che significa la verità eterna. The concept of eternal truth. Il concetto della verità eterna. Is non-denominational. Non si può nominare. It doesn't relate to a religion, it doesn't relate to a particular belief. It non is è, a universal concept. Non è legato a una religione in particolare o un credo in particolare, è un concetto universale. And it's that core. In other words, if you think of all the great masters, Buddha, Moses, Christ, Krishna, etc. In altre parole, se pensi a tutti i grandi maestri, al Buddha, Gesù Cristo, Krishna, eccetera. Do you think that if they met together they would disagree? Pensi che se loro si fossero incontrati sarebbero in disaccordo? They all say the same thing, essentially. Tutti nell'essenza dicono la stessa cosa. But then you get their followers in a room together. Poi metti i loro seguaci in una stanza tutti insieme. Do you think they disagree? Pensi che loro forse sarebbero in disaccordo? Pretty certainly, yes. Molto probabilmente sì. But the eternal truth that the masters continually try to remind us of. Ma l'eterna verità che i maestri continuamente cercano di ricordarci. Does not negate religions or spiritual paths that are chosen. Non negano religioni o un sentiero spirituale che si è scelto. But the masters want us to focus on the unity, not the diversity of the essence of the teachings. Ma i maestri vogliono che noi ci focalizziamo, ci concentriamo sull'unità, non sulla divisione della verità essenziale spirituale. This sounds absurd, but when I've meditated on these ideas that I'm sharing now, quando ho meditato su queste idee che adesso voglio condividere con voi, e forse questa è un po' assurda, questo pensiero. I always feel surprised that they keep coming back to remind us. Io mi sento sempre un po' sorpresa che questi maestri tornano qui per ricordarci. But what we have to understand that it is their love for us that has them return again and again and again, as the Bhagavad Gita says. Ma quello che noi dobbiamo ricordare è che è l'amore che loro hanno per noi che fa ritornare loro sempre e sempre, una volta in più, l'amore che hanno per loro, per noi, come dice la Bhagavad Gita. And that shows, interestingly, because I was talking this morning very briefly with Mary, and she had done a class on Saint Francis. Ed è interessante, stamattina ho parlato brevemente con Mary, che ha preparato una lezione su San Francesco. And she said that Brother Leo asked Saint Francis, or Saint Francis asked Brother Leo,
What do you think is the most important quality for finding God, or that God displays for us? E ha detto che San Francesco ha chiesto a Frate Leone, cosa pensi sia la qualità più importante che that we need to find God, or that God shares for us? Che noi dobbiamo sviluppare per trovare Dio, o che Dio vorrebbe per noi. And the first thing that Brother Leo said was love. E la prima cosa che Frate Leone ha detto è l'amore. And Francis said no. E Francesco ha detto no. Then he said another one, then he said another one. E poi ha detto un altro. Wisdom. Poi ha detto saggezza. And Francis said no. E San Francesco ha detto no. And Francis finally said patience. E alla fine Francesco ha detto la pazienza. And that's what the masters show in their coming again and again and again, to remind us of the essence of truth. E questo è quello che i maestri esprimono, questa pazienza, quando tornano e ritornano e ritornano per ricordarci l'essenza della verità. Swami used to tell a joke about this point. Swami usava a fare una barzelletta su questo punto. And he said that a man had gone to heaven. E lui racconta che un uomo è salito al cielo. And I think it was Saint Peter that was showing this man around, or an angel, or something. E credo che era San Pietro, forse un angelo, che porta questo signore salito al cielo, gli fa vedere tutto. And he was pointing out that, you know, over here the Jews stay together, and over here the Muslims stay together, and over here the Hindus, etc. E dice, qua in questa zona ci sono gli ebrei, in quella ci sono i musulmani, in quell'altra ci sono gli indù, eccetera. All in their own little worlds. Ognuno nel suo mondo piccolino. But then they come to a huge wall, a big wall. E poi arrivano a un grande muro. Now I'm going to say Catholics. But it could be Jews, it could be Hindus, it could be anybody. E adesso frankly, dico cattolici, important. Però potrebbe essere anche gli ebrei, potrebbero essere i musulmani, questo è importante. When Swami told it, it was Catholic. Però quando Swami raccontava la barzelletta erano i cattolici. So this man said to Saint Peter, who is behind the wall? E quindi questo uomo chiede a San Pietro, chi si trova dietro questo muro? And Saint Peter said the Catholics. E San Pietro dice i cattolici. But why do they have a wall? E perché hanno questo muro? And he said, we did it because they think they're the only ones here. E noi abbiamo costruito questo mondo così loro pensano che siano gli unici qua. So it could be the Jews saying that, it could be the Hindus saying that, it could be anybody. Potrebbe saying essere that. Gli ebrei che lo dicono, gli indù, non importa, però. The point is, we have to think of unity and universality and not divisive or separate realities. Il punto è che noi dobbiamo pensare all'unità e non alla separazione, alle entità separate. Like hearing Saint Francis say that patience is the quality that God wants us to develop the most. E sentendo San Francesco che dice che la pazienza è la qualità che Dio vorrebbe sviluppassimo di più. And think of how little patience we have with each other. E pensa quanta poca pazienza noi abbiamo l'uno con l'altro. We are so quick to judge, to say somebody shouldn't be doing what they're doing, or they should be doing what I want them to be doing, or whatever it is. Siamo così veloci a giudicare gli altri, pensare lui dovrebbe fare come voglio io, o a giudicare comunque l'altro. The masters are teaching us from an eternal perspective. I maestri ci insegnano da una prospettiva eterna. And we are here now. E noi siamo qui ora. We have all eternity. To learn these lessons. Abbiamo tutta l'eternità per imparare le lezioni. But we act as if we've got this one little lifetime to do whatever it is we're doing. E invece ci comportiamo come se avessimo solo questa piccola vita per fare tutto quello che dobbiamo fare. The body passes. Il corpo passerà. But the soul and your consciousness does not. It goes on and on. Ma l'anima e la coscienza no, loro
continueranno e continueranno. Until it comes to its birthright. Finché non arriveranno al loro diritto di nascita. That's the reason we're here. Che è la ragione per cui ci troviamo qua. And that's the eternal truth that the masters want us to really try very hard to live in. E questa è l'eterna verità nella quale i maestri vogliono che noi viviamo. There's never a reason not to have patience. Non c'è mai un motivo per non avere pazienza. There's never a reason not to love. Non c'è mai un motivo per non amare. When I always say this, it always occurs to me when we're talking about love and divine qualities. Dico sempre questa cosa quando parliamo di amore e delle qualità divine. But the masters look at us and know who we really are. I maestri ci guardano e sanno chi siamo noi in verità. They don't judge us. Non ci giudicano. When Christ said, "Love your neighbor." Quando Gesù e Cristo ha detto ama il tuo vicino. He means love everyone. Lui, because everyone's your neighbor. Lui voleva dire ama tutti perché tutti sono i tuoi vicini. And what do we say? Well, I don't like my neighbor. E noi diciamo vabbè, però io il mio vicino non mi piace. But there is no little extra synopsis to say if you don't like your neighbor then you have to do this. Ma non c'è veramente un piccolo continuo in questa frase che dice va bene se non ti piace il tuo vicino allora fai così. No, Gesù non ha detto così. He says, love your neighbor, punto. Lui ha detto ama il tuo vicino, punto. And so we have to take very seriously the essence of what spiritual teachings are telling us. E dobbiamo prendere molto seriamente l'essenza di quello che ci insegnano gli insegnamenti spirituali. Because if we don't try every single individual soul. Perché se noi non proviamo ogni singola anima in every instance to be patient, to be kind, to be loving. Di essere pazienti, gentili, amorevoli in ogni istante. We are wasting their time. Noi sprechiamo il loro tempo. And certainly we're wasting our own time. Certamente anche il nostro tempo. Because we are seriously missing the point. Perché veramente ci perdiamo il punto principale. The eternal truth is that all of us are one. La eterna verità è che tutti noi siamo uno. Swamiji in many places in his writings and in his talks says that when I am angry at someone else or hurt someone else, the most serious result of that is how much I hurt myself. Swamiji nei suoi discorsi anche nei suoi libri ripetutamente dice che quando io faccio male a qualcuno o insulto qualcuno, quella ferita più seria è quella che faccio a me stesso in quel momento. Because we are hurting ourselves karmically. Perché ci facciamo del male karmicamente. So it's in the moment when I want to yell at someone or I want to be impatient or I want to dismiss someone. E quindi nel momento quando vorrei sgridare qualcuno o sono impaziente o vorrei mandare via qualcuno, that's when we have to try the hardest to do the opposite. È lì dove dobbiamo veramente impegnarci a fare l'opposto. To be patient, to be compassionate, to be kind, etc. Di essere pazienti, essere compassionevoli, di essere gentili, eccetera. We all know that it's the ego that is the problem for all of us. Tutti noi sappiamo che il problema per noi è l'ego. And of course, think of any child that we are teaching, whether you're a parent or a teacher, doesn't matter. E pensa ad un bambino al quale sta insegnando qualcosa, magari sei un genitore o un insegnante. We want them to be happy by showing them how to get along with others. Vogliamo che loro siano felici dimostrando loro come andare d'accordo con gli altri. And I'm remembering a mother at Ananda Village and her daughter's first day of school.
Mi ricordo di una madre al villaggio Ananda in California che portava il primo giorno di scuola di sua figlia. And now this is, you know, little tiny kids. This is not, you know, grade school. This is small preschool or kindergarten. Quindi parliamo della scuola materna, bambini piccoli. And in the middle of the afternoon, or no, in the middle of the morning, they brought her home to her mother. E a metà della mattinata hanno portato a casa questa ragazzina, questa bambina, da sua madre. And my friend said, "What happened?" E la mia amica diceva, "Cos'è successo?" And her daughter, everybody was playing with different things. E tutti i bambini al mattino stavano giocando con cose diverse. And this little girl, I'm not going to name names, this little girl had gone around to every child and taken their toy, every one. E questa bambina era andato a tutti i bambini nella stanza e ha preso i giocattoli di ognuno. And she put them all in a pile and then lay on them. Li ha messi tutti uno sopra l'altro e poi si è sdraiata sopra. So if I can't have them, nobody gets them. Come per dire, se io non posso averli, nessuno li avrà. So we're seeing an ego. Quindi qui vediamo un ego. Acting out its inner desires. Che agisce, che dimostra i suoi desideri interiori. Imagine if all the world did that. Immagina se tutto il mondo si comportasse così. In fact, all the world does do that. In realtà tutto il mondo si comporta così. Because as adults we learn to do it differently. Perché come adulti impariamo a farlo in modo un po' diverso. We're not as obvious as going around and taking everybody's. Non siamo più così ovvi che andiamo in giro a prendere le cose degli altri. We internalize it. Però lo interiorizziamo. And it comes out anyway. E in qualche modo poi viene fuori. So finding a way to, like the teacher bringing, Neela said her name, bringing this little girl home, the mother trying to work with her. Quindi troviamo un modo, come ha fatto l'insegnante che poi ha portato a casa questa bambina, la madre che ha cercato di lavorare con lei. This is how we have to work with the ego. È questo il modo in cui dobbiamo lavorare con l'ego. We have to tell it to be nice. Be nice. Dobbiamo dire a lui di essere gentile. Be kind. Di, be compassionate. Di essere compassionevole. Be patient. Di essere paziente. Be loving. Di essere amorevole. The way that the masters are with us. Nel modo in cui i maestri si comportano con noi. This is we have to use what faculties we have to work on ourselves. Noi dobbiamo usare le facoltà che abbiamo tutte per lavorare con noi stessi. We have to use our faith in God and dobbiamo gurus. Usare la nostra fede in Dio e nei guru. We have to use the concepts of universality, Sanatana Dharma. Dobbiamo usare il concetto dell'universalità del Sanatana Dharma. And be a little removed from everything that we think and feel in the moment. E di essere un po' staccati da tutto quello che pensiamo, sentiamo in un certo momento. And by that I mean agitated feeling. E io qui intendo delle emozioni agitate. Agitated thinking. Dei pensieri agitati. Remember, keep it simple. Ricordati, tieni le cose semplici. We love to complicate it. Tendiamo a complicare le cose. Like who is my neighbor? Well, who is my neighbor? Come per dire chi è il mio vicino. Love your neighbor means love everyone. Amare il tuo vicino vuol dire ama tutti. And in Sanatana Dharma. E nel Sanatana Dharma. Which is eternal truth. Che è la verità eterna. Dharma means right action, righteousness. Dharma significa l'azione giusta. So we all know what that looks like. Noi tutti sappiamo com'è l'azione giusta. We all know the consequences of behaving dharmically, righteously. Sappiamo tutti quali siano le conseguenze di comportarci in modo giusto, in modo dharmico. And war and
fights between people and disharmony are not a part of that. E la guerra e i litigi, la disarmonia tra le persone non fa parte di questo. We have to remember, Master says that everything is consciousness. Dobbiamo ricordare il maestro che ha detto tutto è coscienza. And everything reflects consciousness. E tutto riflette la coscienza. So, how we think. E quindi il modo in cui pensiamo. How we speak. Il modo in cui parliamo. How we act. Come agiamo. Is all influenced by our consciousness. È tutto influenzato dalla nostra coscienza. Look at the world around you. Guarda il mondo attorno a te. Do you want that kind of consciousness? Tu vuoi questa coscienza? Do not contribute to it. Non contribuire a essa. Because let me explain. E lasciami spiegare. Master said that everything is consciousness, and he described consciousness as an ocean. Il maestro ha detto che tutto è coscienza e ha descritto la coscienza come un oceano. If I am behaving badly, se io mi comporto male, hateful, intolerant, unkind, con odio, intolleranza, non gentilezza, eccetera, I am polluting the ocean of consciousness. Io sto inquinando, grazie, questo oceano della coscienza. If I strive, even if I don't succeed totally, but if I intend and strive to be compassionate, patient, kind, loving. Se io mi impegno, anche se non ci riesco in modo al 100%, ma se mi impegno ad essere gentile, compassionevole, amorevole, I am purifying that ocean of consciousness, or at least a little bit purifying it. Sto purificando l'oceano della coscienza, almeno un po'. Again, when you look at the world around you. Di nuovo, quando guardi il mondo attorno a te. The ocean is pretty polluted. L'oceano è abbastanza inquinato. And I say that because it makes it much more important what every devotee does with their own consciousness. E lo dico perché rende molto più importante quello che ogni devoto fa con la propria coscienza. Help to purify the ocean of consciousness. Help to uplift the ocean of consciousness. Aiuta a purificare questo oceano di coscienza. Aiuta a portarlo verso l'alto, a elevarlo. That Sanatana Dharma represents for us. Quello che il Sanatana Dharma rappresenta per noi. And it's in all the little things that this is important. E questo è importante in tutte le piccole cose. Master said the minutes are more important than the years. Il maestro ha detto i minuti sono più importanti degli anni. It's always about now. Ha sempre a che fare con l'adesso, il whenever presente. Now is. E in qualsiasi momento che c'è ora. That's when we should be trying to be the most uplifted and inspired that we can be. È in quel momento, nell'ora, nel presente, ogni giorno che dovremmo essere il più elevante e più ispirante possibile. And the circumstances don't matter. E le circostanze non importano. That's not what God looks at. Non è quello che Dio guarda. In other words, we can say to ourselves, oh, but I'm having a bad day. In altre parole, potremmo dire a noi stessi, vabbè, io oggi ho un giorno giù. I didn't sleep last night. Non ho dormito l'ultima notte. I'm ill. Mi sento malato. And all of these are little excuses so that we can behave badly. E tutte queste sono delle piccole scuse in modo che possiamo comportarci male. But the circumstances are not important. Ma le circostanze non sono importanti. Sister Gyana Mata, one of Master's disciples, the most advanced female disciple when he was alive. La sorella Gyana Mata, che era la discepola più avanzata del maestro. She said that. Where was I going? No, it's not change, no circumstance.
I didn't sleep last night. Io non ho dormito ieri notte, non mi ricordo dove stavo andando adesso col mio discorso. He's reminded me. Lui adesso mi ha ricordato. What happens to us is not important. Quindi lei diceva, quello che succede a noi non ha importanza. What we become through what happens to us is. È importante invece quello che noi diventiamo attraverso le circostanze. Exactly. So the point is there is never a time. Quindi il punto è non c'è mai il momento when we are not trying to be better. Non dovremmo impegnarci a essere migliori. When we're not trying to be more expansive. A cercare di essere più espansivi. When we're not trying to be channels for their consciousness. Quando non cerchiamo di essere canali per la loro coscienza. Doesn't matter if it's perfect or, you know, not very good, doesn't matter. E non importa se non siamo perfetti o neanche molto bravi, non importa. What matters is that we try. Quello che importa è che cerchiamo di farlo. That we see the light of God in each other. Che viviamo che vediamo la luce di Dio nell'altro. That we recognize the oneness, brothers, sisters, mothers, fathers, in everyone we see. Che riconosciamo l'unità, che riconosciamo il fratello, la madre, il padre, sorelle, eccetera, in ogni persona che vediamo. And especially those we feel somewhat indifferent or downright dislike. E soprattutto provare a far così con le persone che magari sentiamo un po' di antipatia. Yeah, exactly. Or don't like. O che non ci piacciono. Those are the ones where, you remember Christ said love your neighbor, but he also said love your enemies too. E con loro dobbiamo provare ancora di più. Gesù ha detto ama il tuo vicino, ma ha anche detto ama il tuo nemico. In the reading, those that are not against us are with us. Nella lettura abbiamo letto quelli che non sono contro di noi sono con noi. So it's the masters are asking us to live on a different plane. Quindi i maestri ci chiedono di vivere su un livello diverso. Because they are talking to our souls, our universal, immortal souls. Perché parlano alle nostre anime universali, immortali. They're constantly trying to remind us of who we really are. E cercano di ricordarci costantemente di chi siamo noi in verità. The physical world is a reflection of that one eternal reality that is God. Il mondo fisico è un riflesso di questa eterna realtà che è Dio. And it looks diverse, it looks separate. E sembra separato, sembra diversificato. Behind all of that, ma dietro tutto, one flame of truth. C'è una fiamma della verità. And I wanted to, because of, could you read this in Italian also? I don't have this book in Italian. Oh my goodness. Oh. Let's see if you can, I'll read slow. This is, because it's, I'm sorry, it's not poetic, it's a conversation, so okay. It might be fine. This is, because it's, Lahiri's Mahasamadhi. Perché oggi, visto che oggi è il Mahasamadhi di Lahiri, I found this conversation that it's very short. Ho trovato questa conversazione di questo libro. It speaks again about this Sanatan Dharma, the oneness of God. Che parla del Sanatan Dharma, dell'unità con Dio. So a newcomer asked. Un nuovo arrivato chiede. Can I ask you a question? Posso chiederti una domanda? And in this time, Lahiri Mahashaya was known as Yogi Raj. E in quell'epoca Lahiri Mahashaya era conosciuto come Yogi Raj. So Yogi Raj said, "Surely you can ask me a question." E quindi Yogi Raj dice, "Certamente mi puoi chiedere una domanda." So the man says, "I have heard that you practice Dhyana in your room. Dhyana is meditation." E quindi l'uomo dice, ho sentito che tu nella tua stanza pratichi Dhyana, che è la meditazione. But which God do you practice your Dhyana to? Ma a quale Dio dedichi la tua Dhyana? And Yogi Raj smiled and said, I don't know about that. E Yogi Raj sorride e dice, io non so.
So the man said, but you must be practicing meditation on Shiva or Krishna or Kali. E quindi l'uomo dice, ma tu dovresti praticare la meditazione su Shiva o Krishna o Kali. Yogiraj answered, I practice meditation on that one who is prevalent in Shiva, Krishna or Kali. E Yogiraj risponde, io pratico la meditazione sull'uno che è presente in Krishna, Kali e Shiva. And in you. E anche in te. And in me. E anche in me. And in everyone. E che è presente, l'uno che è presente in tutti. The newcomer said, I can't understand this. E quindi questo nuovo arrivato dice, io non riesco a capire questo. And Yogiraj said, neither can I explain it. E Yogiraj dice, e io non riesco a spiegarlo. He said, can you understand? E dice, puoi capirlo? So the idea of there must be something separate, other, is always a part of egoic or human thinking. Quindi l'idea che ci deve essere qualcosa di separato, qualcosa di diverso, fa sempre parte della mente, del pensare in modo con l'ego. And we must resist that. E dovremmo resistere questo. And think of unity. E pensare all'unità. Inclusiveness. All'inclusività. Tolerance. Alla tolleranza. Which is hugely expansive. Che è tanto espansivo. But it is our divine birthright. Ed è il nostro diritto della nascita. To be in oneness. Di essere nell'unione. So let's practice it as often as we can. Quindi pratichiamolo più spesso possibile. God bless you all. Che Dio vi benedica. Thank you.